Così dovrebbe sentirsi. Pensavo che YouTube commutasse automaticamente col microfono di un paio di cuffie, ma evidentemente non è così. Ora l'audio. Sempre no audio. Comincia ad arrivare un po' di gente. Ciao a tutti, buongiorno. Vediamo un attimo. Ciao, buonasera, caratteri giapponesi. Non so pronunciare il giapponese. Comunque eccolo qua. L'XA intanto comincia a vibrare. Messaggi vocali come se piovessero. Perfetto, audio ok. Ciao Sladan. Allora, eccoci qua. Aspetto le vostre domande, ovviamente. Nel frattempo vi posso parlare. Oggi ci ho messo la SIM per la prima volta. L'ho staccato dalla carica ieri verso le 11:30 di sera perché volevo testare, visto che il Compact mi ha dato qualche problemino con lo standby con Oreo, volevo vedere come si comportava lui. Quindi, e ora vado a vedere di preciso, è acceso da, non so se si vede, da 21,22 ore, 3 ore e un quarto di display, e c'ho ancora il 53% di batteria al primo ciclo di ricarica. Quindi per ora sembra promettere veramente benissimo. Snap 6.30 con 3300 mAh di batteria. Modalità stamina la più leggera che c'è. La più leggera che c'è. Ora vado a vedere anche la modalità stamina. Ho messo sempre attivo. Sempre attivo. Abbassiamo un po' la luminosità che magari... Ah, tra l'altro sempre luminosità praticamente al massimo, vorrei far notare. Allora, la stamina sempre attiva, il livello di stamina, prestazioni dispositivo preferite. Quindi non ho, cioè, non volevo che il telefono laggasse, perché sennò allora non avrebbe senso. E quindi sì, come visto che comincia ad arrivare di nuovo ancora un po' di gente, acceso da quasi 22 ore, 3 ore e un quarto di display, 53% di batteria. Tanto wifi, abbastanza wifi, però almeno un'ora e mezza di display, anche qualcosina di più, perché il mio tragitto casa-lavoro sono circa 45 minuti ad andare, 45 a tornare, che faccio metropolitana, treno, quindi cambi di cella, gallerie, eccetera, fatto con il 4G di Vodafone. Il wifi sì, è dual band, sono connesso alla mia rete di casa. Ho uno switch che supporta sia il wifi 2.4 GHz che 5 GHz e ora sono connesso alla mia 5 GHz e qui sotto c'è la mia 2.4 GHz, quindi supporta entrambi. Parlavo con Lorenzo ieri sera che ho notato sembrerebbe soffrire leggermente la 5 GHz. Ah, c'era scritto a C, non avevo letto, scusate. Sembrerebbe soffrire leggermente la 5 GHz, perché se mi allontano un po' tanto dall'access point, la 2.4 GHz viaggia che è una meraviglia, mentre la 5 più ci si allontana, ma neanche troppo rispetto al Compact. Il Compact a pari distanza prende meglio, però ripeto, ce l'ho solo da 24 ore, quindi non so sinceramente. Ora, sempre in attesa di altre domande, sensorino di impronte che si raggiunge bene con tutte e due le mani. Il sensore è un po' lento ad accendere il display perché vibrino, ha preso il dito e poi accende. Ci mette quasi un secondino abbondante. Ora non so se è una scelta di Sony o se può essere un problema eccetera, ma altri telefoni che hanno il sensorino always on che ho in casa, tipo lo Xiaomi Mi 6, è molto più veloce ad accendere il display. Quindi, ripeto, non so assolutamente se è una cosa voluta da Sony o se è una limitazione hardware. Magari comunque parliamo di un prodotto di fascia media. Tra l'altro ringrazio quelli della pagina che hanno visto il video dell'unboxing, che sta andando bene per essere un canalino piccino. Ha più di 700 visualizzazioni, quindi grazie mille, grazie del supporto. E
Assolutamente, potrebbe essere una scelta apposita visto che non c'è più l'obbligo di click. Vabbè, quello sì, per evitare comunque che magari sfiorando il telefono, che tante volte mi è capitato con altri, basta sfiorare col pollicino e si accende il display. C'è il LED di notifica, sì, è qua sopra, di fianco alla fotocamera. Ora, se Lorenzo riesce a mandarmi un messaggio, no, perché a lui gli ho disattivato le notifiche da Telegram, sì, è vero, gliele ho disattivate, gliele riattivo. Se mi manda un messaggio su Telegram, vedo se riesco a farvi vedere il LEDino di notifica qua dietro. Qua. È esattamente qua. Ora vediamo. Non mi vibra il telefono perché non gli ho messo le notifiche. Mi sembra anche giusto. Perché non gli ho messo le notifiche. Ok, mi ha scritto un'altra persona, mi ha vibrato il telefono. È qua. Eccolo. Eccolo qui, grazie Albe. È qui. Ora dovrebbe fare l'altro lampeggino, quindi sì, LED di notifica c'è. Tra l'altro, le prime volte che avevo il telefono mi sembrava di vedere qualche bagliore strano nella capsula auricolare e ho detto, oddio, vuoi che Sony ha rimesso il LED lì come era sul mitico Z2 che ho ancora qua. E a proposito di che ho preso Z2, una 5,2 pollici, 5,2 pollici. Per chi ha avuto Z2, tipo Sladan, che si è fatto tutti i top di gamma di Sony, lo so, e che ci seguiamo da un po', bene o male, qua una comparazione delle dimensioni all'incirca. Ora, XA2 è, li ho messi attaccati alla scrivania, quindi XA2 è più basso e soprattutto più stretto. Più stretto qua, ora così dovrebbe vedersi abbastanza bene. Ora non trovo il mio Galaxy S8, perché quella era una comparazione interessante per le dimensioni. L'S8 è decisamente più lungo. Come larghezza più o meno ci siamo, quindi magari un telefono un po' più, diciamo, famoso che può conoscere un po' più di gente per capire come sono le dimensioni di sto telefono. Che finora, tolto il discorso batteria, che mi ha stupito in maniera non positiva di più, l'ergonomia è spesso, è bello spesso, ma cioè, vi posso garantire che si impugna in una maniera che probabilmente dai tempi di Xperia S, che io non impugnavo così bene un cellulare. No, dico una cavolata. Ora vediamo se riesco a tirare fuori, come si suol dire, il coniglio dal cilindro. Arrivo subito. E forse qua trovo una chicca. Non la trovo. Non la trovo. Ma ho ancora un vecchio Xperia ZR. Un Xperia ZR che è stato il primo vero compact, quello si impugnava veramente bene. Mi chiedono l'audio, Vincenzo mi chiede l'audio. È il miglior Sony lato audio che abbia mai sentito da quando uso Sony. Probabilmente forse Xperia Arc, ancora Sony Ericsson, che aveva un audio veramente potente. Vi posso far sentire qualcosa. Sto registrando questo video col compact, quindi non posso mettervi il compact di fianco. Però scegliamo una canzone a caso, vediamo un attimino proprio a caso, la devo cercare un secondo, però tipo Linkin Park, From the Inside. Sono quasi a un metro dal compact. Cassa qua. È fortissimo, uno dei telefoni che ho in casa, ossia appunto il Mi 6 che l'S8, il Mi 6 suona leggermente più forte, ma l'S8 ha un ottimo audio, veramente forte, e lui gli sta praticamente in pari, se non forse sugli altri anche qualcosina di più. Ora devo leggere un secondo i commenti, me ne sono perso qualcuno. Provare l'audio in cuffia, purtroppo ancora no, perché mia moglie si è rubata le mie cuffie Sony Airess. E quindi non sono ancora riuscito a provarle. Stamattina pensavo di riuscirci, ma non ce l'ho fatta. Ma mi riservo di farlo perché l'ho provato con delle Zoro 2 wireless. Zoro 2 wireless che supportano la TP-X, quindi lato Bluetooth si sentono molto bene. Devo provarlo con delle cuffie a cavo. E per il discorso non è ovattato dall'impermeabilità? Sì, più o meno, perché contando che appunto un telefono come può essere Galaxy S8 è comunque impermeabile, ma anche l'X Compact che ho io non è impermeabile, ma si sente molto più basso di questo. Quindi in ogni caso è un buon miglioramento.
Anche da telefoni di fascia media, avevo fino alla settimana scorsa qua ancora un vecchio M4 Aqua, non si sentiva così bene. Sì che l'M4 Aqua era comunque impermeabile, però sono davvero rimasto piacevolmente sorpreso. Allora, Fede mi dice che Z2 suona più alto di XC. È vero, ma Z2 dovrei accenderlo, non so neanche se è carico. Ora, no, direi di no. Lo tengo giusto come ricordo perché è uno dei telefoni più belli. Sì, comunque il discorso che non è ufficialmente impermeabile, ma lo è, sì, e lo posso confermare perché dopo l'aggiornamento ad Oreo, se si va nel service test di Sony, c'è il pressure test che prima non c'era. Il pressure test c'è solo nei Sony che hanno l'impermeabilità. E quindi vuol dire che sotto sotto non è ufficiale, non hanno voluto renderlo ufficiale, ma l'impermeabilità del Compact c'è, anche perché il mio è finito sotto una birra, l'ho anche detto in un video un annetto fa ed è ancora vivo, lo sto usando in questo momento per registrare. Metto sotto carico un attimino Z2, magari riesco a risvegliarlo per farvi capire come può essere l'audio. Se avete altre domande, finora non ho provato il GPS, non sono riuscito a provare il GPS. Ho provato un pochino il discorso fotocamera, comunque ha sempre il suo tastino dedicato ed è una delle cose che di Sony che apprezzo di più, perché se voglio fare una foto storto, eccetera, non devo cercare come un cretino il pulsantino qua, ma voglio farmi il classico selfie e me lo posso scattare tranquillamente, quella è una figata. Lato fotocamera si comporta direi abbastanza bene, l'algoritmo nuovo di Oreo di Sony è molto buono, acchiappa molto meglio le luci, ora in questo momento faccio una foto ben difficile perché ho luce artificiale e monitor sparato a stecca, mentre in passato probabilmente qua ci sarebbe stato un po' più di alone, ora la gestione dei colori è ottima, ottima, ottima davvero. Quindi, ora vabbè, vuoi vederle sulla TV? Sì, perché c'è un Chromecast nell'altra stanza attaccato. Fotocamera davvero positiva per quello che costa il telefono, ovviamente. Siamo a un livello forse superiore a quello che era Z5, perché nonostante il sensore sia lo stesso, probabilmente lenti nuove, algoritmo, software nuovo, si sente. Cioè, ora vabbè, il solito discorso, qualche piccolissima seghettatura c'è, ma ho fatto una foto punta e scatta in un momento molto difficile. Quindi contento, contento assolutamente. E il discorso del salvare gli scatti lenti come si vedeva nell'unboxing, per ora lo sto vedendo sempre, perché uno scatta, qua sopra c'è l'anteprima, uno scatta e vedete ci mette un bel po'. Tra l'altro per i veri appassionati Sony mi faccio una foto alla maglietta che me l'ha regalata Sony AIFA di quest'anno. Delle nuove casse Sony Mutechi, quelle gigantesche, bellissime. Eccola qua. Comunque, appunto, una foto punta e scatta è allucinante. Ora, aspetta perché qua non è. Infatti, il Mi Xperia M5 non si sente così alto. La ricezione è molto buona, molto buona. Non ho mai perso in tutto il giorno il 4G, dove con il Compact stessa SIM. Appoggiato sulla scrivania a lavoro, in base a come muovevo la mano, muovevo il mouse di fianco, sinceramente ogni tanto mi scattava in 3.5G. Con lui non ho mai perso il 4G per tutto il giorno. E ha uno switch di rete, cioè passa dalla galleria dove non prende a dove prende in maniera fulminea rispetto a tanti altri telefoni che ho. Soprattutto, vabbè, ripeto, il Compact è l'ultimo Sony che ho provato veramente tanto perché l'ho tenuto un anno e mezzo e devo essere sincero, io questo XA2 lo trovo superiore in tutto, se non in portabilità e maneggevolezza, ma vabbè, è fisica, 4.6 pollici di schermo contro 5.2, però lo trovo superiore in tutto. La finitura in metallo è solidissima al tatto, prestazioni ottime. Flash frontale dal display, non lo so, non ho provato, ci guardiamo subito. Ci guardiamo subito, colore luminosità, scatto automatico, effetto pelle morbida, griglia, utilizzo foto automatico, utilizzo tasto volume. No, non mi dà quella funzione, almeno dove potrebbe essere? Ah, qua c'è il selfie grandangolare, che è istantaneo. Passare dalla lente piccola a quella grandangolare e la differenza c'è molto. Non so se si riesce a vedere, ma c'è davvero.
Flash frontale nel display, non saprei come abilitarlo sinceramente adesso perché non sono uno che si fa tanti selfie, anzi non me ne faccio proprio. Scatto automatico, otturatore a mano, no, otturatore sorriso, vabbè. Acquisizione a sfioramento, griglia, anteprima foto, no, io qua non vedo funzioni del genere. Sì, vabbè, si può impostare l'autoscatto a quanti secondi, eccetera. In alto a sinistra, no, non c'è nulla. In alto a sinistra non c'è nulla, dove se io cambio fotocamera c'è comunque il flash, se giro non c'è. Sistema di personalizzazione con i temi è cambiato con modifiche più profonde o è sempre il solito scrauso? Ah, qualche cosa in più si può cambiare perché avevo comprato sul Compact uno sfondo che è Live in Space, che posso anche installare adesso in tempo reale. Live in Space. Space. Eccolo qua, Xperia Live in Space. Tempo che si installa. Ora, se io metto il tema, motivi, Live in Space, applica motivo, viene cambiato qualcosina di più perché è sì uno sfondo animato abbastanza classico. Cambiano molto più le icone rispetto a prima. Purtroppo qua la navbar, cioè la status bar non è che cambia poi tantissimo, non cambia poi troppo, mentre vabbè, cambia la solita navbar e il display ha questo effetto molto 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 carino di parallasse che non c'era in passato, io non me lo ricordo, avevo già sto tema ma non mi ricordo assolutamente questo effetto qui. Quindi probabilmente qualcosa di più c'è. Ora, non ho provato sinceramente Substratum, però con Oreo dovrebbe essere nativo il supporto. Substratum. Lo proviamo a installare e vediamo che cosa succede. Intanto cerco. Dovrebbe. No, altri commenti non ce ne sono. Perfetto. Apri, apri, apri. Vorrei notare che nel mentre ha consumato il 2% di batteria provandolo. Skip. Sembra che tu sia un dispositivo. Ah, ecco, sì. Qua dice che sembra che tu sia su un dispositivo Oreo supportato. È stata rilasciata una add-on che posso provare a scaricare, che è appunto Andromeda e costa 99 centesimi, ma vabbè, potrei anche quasi quasi pagarli per vedere se funziona. Niente, mi è scaduta la PostePay che ho legata all'account, scusatemi, non volevo, ci vuole Andromeda. Comunque lo supporta, perché in ogni caso lo supporta nativamente senza bisogno di PC, e questa è una cosa importante. È paragonabile come dimensioni a X Compact, è più grosso. Se vai a vedere il video unboxing che ho fatto sempre su questo canale 2 giorni fa, vedrai, è ben ben più grosso, abbastanza più grosso. Ora vedo se dovrei avere una foto che ho mandato a un mio amico, se la trovo, giusto per. Perché il Compact adesso sta registrando il video, non lo posso muovere, sinceramente. Non avrebbe neanche senso, anche perché non saprei come far vedere bene le dimensioni. Ma eccoli qua, il bianco è il Compact e il nero è X2. È decisamente più alto, ma è fisica, appunto. È fisica, ma soprattutto in questa foto qua si vede proprio tanto quanto Sony abbia ridotto i bordi. Poi cos'altro? Ricezione, abbiamo detto, molto buona, davvero. Ricezione molto buona, velocità pure. Ora è stressato con 3 account di mail. Una mail di Aruba sincronizzata, che è quella del sito Pianeta Smart. Nei 3 account di mail c'è la mia mail lavorativa. Poi cos'altro? Vabbè, Spotify che lo uso tanto. YouTube Studio che è per gestire il canale. Telegram dove ho tantissimi gruppi. Io personalmente non utilizzo WhatsApp, quindi non vi posso dire come può andare con WhatsApp. Account Facebook, gestore pagine, comunque tanta tantissima roba sincronizzata, è sempre bello ghiacciato e soprattutto sempre bello veloce. Ora voglio vedere un secondo questo commento qua. Comunque, purtroppo il solito sistema stock di Sony, non capisco perché non creano temi che modificano anche colori, meno impostazioni, tendine, notifiche, eccetera. Quello sì, effettivamente non lo capisco neanche io, contando che Substratum nasce da un'idea di Sony, da un framework di Sony. Quindi lì sono probabilmente scelte aziendali. Ora vedremo, magari in futuro, tanto ad aprile cambierà il CEO di Sony Mobile, non ci sarà più Hirokito Toki, ma subentrerà,
Mister Sony Alpha, il signore che adesso gestisce il ramo delle fotocamere, che sta lavorando veramente bene, si è anche dato innovazione, quindi probabilmente magari qualcosa cambierà e vedremo. Già questo secondo me è un cambiamento enorme. 3300 mAh di batteria si sentono tutti, si sentono come peso e si sentono proprio, si sentono nell'uso. Io domani esco di casa, stanotte non lo metto in carica, domani esco con ancora il 50%, domani mattina ipotizziamo un 45 e esco tranquillo perché so che comunque fino a sera non usandolo troppo mi ci porta, contando appunto 24, i famosi 2 days battery life dei tempi della serie Xperia Z3, ci siamo finalmente tornati in maniera tranquillissima. Il bello è quello, perché proprio se magari io col Compact stesso, che uso da un anno, 16 mesi, ho sempre fatto il mio giorno tranquillo, a volte anche il secondo, senza volerlo ricaricare, giusto per sfida personale, un po' di paturnie il secondo giorno potevo avercele, mentre con lui proprio no. Io domani esco di casa tranquillo. Potevano essere modificate per Lollipop a memoria. Sì, perché i temi di KitKat potevano modificare tantissime cose, Fede, tante, tante, tante. Il discorso dei temi si è un po' incasinato quando arrivò Lollipop, il cacchio di material design e appiattimento generale della UI, ma lì non è stata colpa di Sony, è stata un po' un'imposizione di Google, lo sappiamo. Se qualcuno nel frattempo avesse delle domande particolari, un ragazzo nel video del Compact con Oreo mi aveva chiesto se Sony aveva risolto il problema della distorsione, e io con XA non l'ho visto sinceramente, quindi visto che potrebbe essere una cosa che può interessare, c'era un qualcosa da qualche parte negli altri telefoni che diceva correzione di distorsione, su questo non c'è, su questo non c'è, quindi presumo che sia stato risolto alla radice, anche se poi fondamentalmente era un non problema, perché per far uscire questo problema bisognava veramente andare a cercare la foto giusta, assolutamente. E poi direi al momento, se nessuno ha domande, appunto, il telefono è qua ancora con il 50% di batteria, e audio ottimo, davvero ottimo, batteria ottima, prestazioni buonissime, perché se io vado su il nostro sito, che non è dei più leggeri, ci mette tanto a caricare perché è colpa del sito. Lo conosco bene perché l'ho fatto io, non sono proprio bravissimo e abbiamo un server condiviso, però una volta che il sito è caricato, la fluidità c'è tutta, davvero tutta. Possiamo anche andare su siti ben più famosi, come può essere boh, un HDblog per dire, e se c'è la no, non voglio le notifiche, però la modalità desktop, comunque un sito ben ben grosso, nessun problema. Davvero nessun problema. Pure se andiamo volutamente ad aprire, che ne so, Spotify e il browser insieme contemporaneamente, facciamo partire. Devo abbassarlo a metà, però. Il telefono è sempre bello fluido. E notare che qua fra pubblicità, cose varie, partono plugin, parte un po' di tutto, eh. E sì che HDblog non è neanche così pesante come sito alla fine. Però, che dire? Qua chiudiamo, torniamo al browser, torniamo alla home, non ha riscritto la home, nessun problema. Apro YouTube Studio per dire e mi si apre in maniera istantanea, l'ha dovuta ricaricare, ma perché ultimamente YouTube Studio tende a ricaricarsi da sola su qualsiasi telefono, anche sul Mi 6 che ha 6 GB di RAM, per dirvi. Posso aprire Telegram, il Play Store, apro di nuovo il browser, siamo a livelli di prestazioni per 350 euro ottime. A proposito di prezzo, io l'ho pagato prezzo pieno. Supporta il doppio tap da spento? No, non supporta il doppio tap da spento. L'ho cercato, è stata la prima cosa che ho cercato e non c'è. Non c'è più. Che mi ripeti? Infatti è un peccato che i temi si siano un po' appiattiti, ma quelli bravi sapevano modificare su tutto. Mi ripeti dimensioni, posso e display? Peso e display, Fede? Probabilmente. Non lo so, vediamo. Comunque,
A proposito di display, il display è bellissimo, bello, 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 bello. Come tutti i display della gamma XA tende ad avere una colorazioncina leggermente tendente al bluetto di suo stock. Io l'ho messo in modalità super vivid perché abituato ormai tanto all'AMOLED, ho bisogno dei colori che boh, escono proprio dal display così. Però se io disattivo, la differenza è proprio tanta. Non so se si riesce a capire dalla fotocamera, ma è proprio tanto la differenza di base, è così, un po' smorto, un po' spento, però non male, assolutamente non male. Mentre la modalità standard cambia il giusto, cambia decisamente il giusto. Nello scatto manuale c'è sempre la possibilità di gestire il tempo di esposizione, il peso sono 182 grammi, mi pare, 172 grammi. Aspetta che ci andiamo sul nostro fido, haha. Sulle nostre schede tecniche e vediamo un secondino. È 171 grammi. 171 grammi. Ciao Franco, intanto il peso è 171 grammi, ma ben distribuiti, davvero ben distribuiti. Oggi mi sono divertito a fare così. Parlato di foto notturne? No, non ho ancora parlato di foto notturne. Aspetto di provarlo un pochettino perché ieri gli ho fatto fare un ciclo di carica scarica completa e oggi, ovviamente, vabbè, fra lavoro eccetera, non ce l'ho fatta. Lorenzo mi chiede il tempo di esposizione in manuale. Il tempo di esposizione in manuale, il tempo di esposizione in manuale. Allora, autofocus. Sss. Eh sì, direi proprio di sì. Eccolo. Le impostazioni manuali sono, vabbè, autofocus, tempo di esposizione, ISO, bilanciamento del bianco e V dovrebbe essere l'apertura, dovrebbe essere l'apertura. Comunque in manuale si può giocare ben bene. Si può giocare molto di più rispetto a prima. E però lo sai, Lore, parli con la persona che di foto capisce proprio meno di tutti. Hanno mantenuto. Sì, assolutamente. Il software è lo stesso identico dei top di gamma. Lo stesso. Né più né meno. Manuale, video. Ah, soprattutto, ecco qua. Una cosa che altri telefoni che costano 200 euro in più di listino non hanno è questa. La registrazione 4K. La registrazione 4K e sì, ha il Bluetooth 5.0. Ha il Bluetooth 5.0, ora non so di preciso qua il time shift burst, se ha lo slow motion nei video e quanto. Ha anche lo slow motion nei video. Il rallentatore a 120 fps. Ovviamente presumo a 720p. Però lato fotocamera, ripeto, siamo praticamente hanno preso uno Z5 e l'hanno chiuso qua dentro in un telefono di fascia media che comunque appunto supporta la registrazione 4K, ormai è la stessa per tutto una Xperia. Sì, lo so Franco, grazie. Infatti avendo provato Oreo un paio di giorni prima che mi arrivasse lui, avevo già capito un più o meno che cosa avevano cambiato e mi sono trovato molto a mio agio. E sul discorso prezzo che mi ha chiesto prima Lorenzo in privato, io il telefono non l'ho preso da Amazon, non l'ho preso in posti italiani, l'ho preso da clove.co.uk che su Sony ha delle ottime esclusive. Solitamente è sempre uno dei primi, se proprio volete un telefono al day one ve lo consiglio. Spedizione FedEx, quasi 22 euro di spedizione, però col cambio sterlina euro abbastanza favorevole, spedito l'ho pagato 360 euro, 359 spiccioli. Però mi è arrivato dall'Inghilterra a casa con tracking ogni volta che si muoveva il pacco in 48 ore. Ho ordinato il lunedì mattina, il mercoledì mattina ce l'avevo a casa, quindi assolutamente consigliatissimo, soprattutto ce l'hanno nero e non ce l'hanno ancora azzurro perché Amazon ce l'ha soltanto rosa come mi trovo col lettore posteriore? Io personalmente benino perché avendo provato tanti 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 prodotti cinesi dai tempi dal 2015 bene o male, da quando il mio piccolo Z3 Compact è morto. Ho cominciato a collaborare con il famosissimo Grosso Shop e lì ho provato tantissimi telefoni cinesi e mi sono abituato ad avere
le impronte qui, le usavo anche sul Mate 8, Mate 9 di Huawei, che sono dei mostri da 6 pollici, però quello laterale mi manca, quello laterale manca proprio tanto, perché sì, qua è messo in maniera abbastanza naturale, io ho le mani piccole ma ci arrivo molto bene, nonostante il telefono sia abbastanza lungo comunque, 5,2 pollici, però mi trovo bene, è carino il fatto che sia always on, quindi io non sto premendo il tastino qua, quindi telefono qua, appoggio il ditino e si accende il display. Quella è una comodità non da poco. Però c'è anche da dire che quello laterale di Sony è talmente veloce che bastava premere e comunque accendevi e sbloccavi. Quindi non... che sia always on è bello, ma eravamo comunque abituati benissimo. Io personalmente, soprattutto su un telefono un po' più grosso, probabilmente preferirei averlo sempre qui, perché ha un grip migliore, poterlo impugnare così. Il mignolino mi va a tenere sotto fermo il telefono, mi dà un po' più un senso di sicurezza, ecco, averlo di lato. E soprattutto, per quanto Sony abbia fatto un buonissimo lavoro, perché cioè, il buco è bello qua, non scricchiola né niente, un senso di continuità al retro sarebbe stato più carino. Sentire la mancanza dell'impermeabilità? Molto probabilmente sì. Molto probabilmente sì, però appunto a livello di impermeabilità mi sono trovato molto bene col Compact, anche se non lo è, che poi ribadisco, lo sappiamo, lo è ma non lo è. Eh no, purtroppo non ho l'X Compact vicino perché l'X Compact sta registrando il video purtroppo, ma l'ho già fatta vedere prima, la posso riprendere senza problemi. E ho la foto qua che ho fatto dei miei amici con XA e il compact di fianco e si capisce bene o male come sono. Purtroppo, ripeto, il compattino mi sta girando il video e chiedo, vado a prendere un secondo, magari che è un telefono un po' più famoso, vado a prendere il Galaxy S8 per metterli di fianco, vi faccio vedere, arrivo subito. No, niente, al momento non trovo l'S8, mi dispiace, devo averlo buttato da qualche parte perché comunque non è che mi piaccia poi tantissimo quel telefono. Ha un'ottima foto videocamera punta e scatta, io lo uso solo praticamente per quello, ma per il resto della giornata me lo dimentico in giro perché proprio non mi piace. Perché XA2 e non XZ1 Compact? È solo per provare lo telecomando dispositivo principale. Allora, XZ1 Compact era già preventivato. Siamo stati a Berlino con Lorenzo, l'abbiamo provato. Appena ci ho messo il dito sopra, l'ho guardato, gli ho detto: lo compro sicuro al 100% garantito. Poi purtroppo mi è successa una, chiamiamola disgrazia, è mancata la mia gattina e fra le cure sue, eccetera, i soldini che avevo per il Compact sono andati a finire per lei. E quindi nel frattempo io poi sono così, se salto il day one mi scende un po', ho detto no vabbè allora mi tengo XZ1 Compact, vediamo i telefoni nuovi, appena ho visto XA2 ho detto basta, prendo lui, sicuro al 100%, grazie, mi è stato portato il Galaxy S8, così posso metterli di fianco, eccolo qua. Ho attivato la fotocamera, scusate, comunque eccoli qui, ora li metto bene sulla scrivania. Vedete come dimensioni alla fine sono abbastanza contenute perché l'S8 si impugna bene eccetera, ma arrivare qua in cima è praticamente impossibile, mentre con XA2 ci si riesce meglio, perché comunque il display è più piccolo. E come dicevo, XZ1 Compact alla fine l'ho saltato per una serie di sfortunati eventi vari eccetera. E quando ho visto questo mi sono letteralmente innamorato. Mai successo a me per un Sony di fascia media. Avevo provato XA per puro sfizio perché mi piaceva l'idea dei bordi del primo XA, ma tutti gli altri li ho quasi saltati. Io Sony ho sempre solo avuto top di gamma. Però questo andrà a sostituire il Compact. Il Compact ora non so se lo terrò in casa o se lo venderò, non lo so, magari come telefono di backup, ma il Compact da ieri non ha più la SIM e è diventato... l'ho mandato in pensione perché c'è lui lo sta sostituendo bene. Snapdragon 630 non mi fa rimpiangere 650, anzi,
molto probabilmente lato autonomia, lato scaldare il compattino, ogni tanto quando ci si metteva tendeva a diventare abbastanza caldo, lui ancora l'ho sentito scaldarsi leggermente qua dove ha l'NFC. Ma alla prima accensione, quando si stavano aggiornando i play service, tutte le applicazioni, stavo facendo il backup da un telefono all'altro, non era una situazione di certo di uso ottimale. Ora, a proposito di NFC, ho qua la mia Sony X11 per fare la prova NFC, eccola qui. Vediamo un attimo nei commenti. L'insuccesso commerciale di Sony, principalmente per quanto mi riguarda, è soltanto per un fattore, la mancanza di pubblicità, perché soprattutto in Italia, soprattutto comunque nei paesi europei emergenti, Sony Mobile non ha mai avuto un budget molto grosso dalla casa madre, purtroppo della gente al vertice, che non capiva troppo il mercato mobile, perché gli ingegneri gli sviluppatori software penso siano fra i migliori in campo mobile ad oggi al mondo, perché tirarsi fuori i tempi dello Z, l'impermeabilità, il supporto software, tantissime cose ottime, sulla carta ottime, poi però appunto o poco pubblicizzate o comunque buttavano via troppi soldi per campagne marketing fondamentalmente sbagliate, perché era bellissimo ai tempi di Xperia Z vedere nei centri commerciali in Finlandia una bella ragazza che si fa una doccia e telefona con l'Xperia Z, ma evitiamo magari di mettere in tutti i centri commerciali una ragazza che si fa la doccia con l'Xperia Z e mandami uno spot in televisione che forse, forse alla gente arriva un pochettino di più. Poi c'è anche da dire che purtroppo il mercato quando si focalizza su una cosa è quella e basta. Ci sono grandi nomi che se dicono A è A per tutti, come posso dire anche soprattutto in campo videogiochi, ad oggi la Sony è riuscita a crearsi un personaggio, è comunque qualcosa di concreto, perché io ho lì PlayStation 4 e non la venderò mai, nemmeno sotto tortura, piuttosto mi faccio staccare un orecchio perché è una delle console più belle della storia, però a livello puramente di nome, di nomea, Sony negli anni è riuscita tassello per tassello a diventare sinonimo di videogioco. E quindi se magari Sony fa un qualcosa che non è proprio al top in campo sempre PlayStation, viene premiata un po' di più magari rispetto a qualcun altro perché ormai è così, perché Sony è Sony. Come tanti recensori italiani e stranieri, il discorso iPhone, che anche se un iPhone si spegne a mezzogiorno non gli interessa niente perché tanto iPhone è iPhone e spingono sempre solo quello. Quindi c'è tutta una serie di concause. C'è anche da dire che lato comunicazione, e non parlo di comunicazione nei confronti del cliente, quindi pubblicità in televisione, ma comunicazione con testate, chiamiamole giornalistiche, noi siamo un piccolissimo blog, non, assolutamente non siamo una testata giornalistica, ma testate anche molto più grosse, con giri di click di milioni al giorno, fanno fatica a ricevere un sample per una recensione. Perché Sony preferisce mandare il telefono a Vanity Fair che ti fa l'articoletto da 10 righe, che bello il nuovo telefono, è in metallo e fa le foto, che non serve assolutamente a nulla. Quindi abbiamo anche lì forse le persone sbagliate al posto sbagliato. Io spero che questo nuovo CEO faccia saltare qualche testa, perché non è possibile che una Huawei o una Samsung stessa prenda e anche al canale YouTube da 50 iscritti regali il Galaxy S8, regalato, l'anno scorso è stato regalato, quando io poi ti chiedo un telefono da 300 euro per farci una prova, XA1 l'avevamo chiesto l'anno scorso all'uscita, quindi sarà stato marzo, abbiamo ricevuto risposta che forse ce lo mandavano a giugno. E lì ti perdi tanti click, è normale che poi tizio. E sul discorso c'è solo 3 giga, ho letto ora il commento, c'è solo 3,32 giga. Sì, lui mi pare che ci sia solo 3,32 giga. Solo 3,32 giga, sì, mentre l'Ultra c'è anche da 64. No, lui è 3 gigabyte di RAM, Sladan. Solo 3, fra virgolette, solo, perché io sono stato appunto un anno e mezzo col Compact che ne ha 3. Ho l'S8 che ne ha 4, ho il Mi 6 che ne ha 6 e non noto assolutamente la differenza fra i 3. E quando l'S8 decide di riaprire un'applicazione e chiuderla, la chiude e se ne frega anche se hai 2 GB di RAM liberi. Quindi,
Io non ho notato assolutamente la cosa fra i tre. Spazio e archiviazione. Ecco, qua. Adaptable Storage, lo proviamo subito. Vedo se riesco ad aprire l'S8 perché l'unica SD a portata di mano che ho è qui. Vediamo se riesco in qualche modo ad aprirlo. Non ci riesco. Possiamo provarlo, se no te lo faccio vedere nella recensione perché me lo sono scritto. Non l'ho ancora provato perché appunto l'SD sono in mezzo a una sottospecie di trasloco e l'SD ne ho una quale altra non le trovo al momento, quindi. Però sì, no, ma assolutamente, ma anche 3 giga, anche 3 giga. Forse era meglio avere 3 giga con un display HD e averne magari 4 col display Full HD. Perché le texture dei giochi tendono ad essere un po' più grosse, tante cose, ma ripeto, beh, ho qua un top di gamma Samsung, telefono che costava 829 € all'uscita, bello, ci mancherebbe, non si può dire che sia un brutto telefono, belli effetti, bel tutto, sarei disonesto a dire che è un brutto telefono, ma se lui decide di chiudere un'applicazione, state tranquilli che la chiuderà nonostante la potenza. Idem Xiaomi Mi 6 e all'inizio anche il OnePlus 5 che adesso Lorenzo in mano. Telefono allucinante, ottimo, ma c'è sempre il ma. Tanti numeroni sparati un pochettino così alla fine a livello di concretezza. Di cosa diceva? Sì, già che ci sono davanti, ecco la memoria. Io non ci ho messo praticamente nulla e il sistema si ciuccia 12 giga su 32. Secondo me sono un po' tantini. Anche disinstallando qualcosa. E a proposito di disinstallare, quasi tutte le applicazioni stock sono disattivabili, non disinstallabili. Ad esempio, anche l'applicazione messaggi si può disinstallare, proprio cioè disattivare. Ovvero, uno volendo può svuotare completamente il telefono e installarci quello che vuole, alleggerendo di brutto la ROM. Scusate. E è presente la radio FM, a qualcuno sicuramente può interessare. Il feedback della vibrazione, personalmente sì. Ora entro un secondo nel service test e facciamo partire una vibrazione lunga. Allora, andiamo su service test, vibrator, 3 secondi di vibrazione. Non so se si sente, un po' debolina, molto acuta, però ad esempio scrivendo, digitando, ha quel bel tic tic tic, ha quel bel zic che è piacevole perché non è troppo e non è troppo poco, almeno personalmente parlando. Ho trovato molto peggio quando avevo provato XZ di Lorenzo, ad esempio la sua mi aveva convinto meno di questa, sono sincero. Questo poi ripeto, feedback tattile è ottimo. Probabilmente siamo ai livelli di XZ, perché XZ aveva tutto quell'alcaleido e delle parti in plastica. La plastica è ottima, ottima, perché ditate, sembrava ne acchiappasse di più durante i video hands-on, ma cioè, le acchiappa le ditate, ma spariscono subito, subito. Io tendo ad avere le mani sempre molto sudate e spariscono subito. A proposito di mani sudate, quando ogni tanto il compact non mi prende il dito, lui me lo prende nonostante siano lo stesso dito su due telefoni, lui me lo prende e lui no. Come sempre detto, il segreto è avere tanta RAM per fare numero non serve a nulla. Vabbè, quello sì, assolutamente sì. Io ripeto, qua l'unica applicazione che tende a chiudersi sempre, ma me lo fa su tutti i telefoni dopo l'ultimo aggiornamento dell'app stessa. Quindi penso sia una scelta voluta di Google, è YouTube Studio per gestire il canale YouTube. Solo quella. Perché io posso chiudere e apro qualcos'altro, apro ad esempio la videocamera, poi riapro Chrome. Chrome è ancora aperto da prima, è 20 minuti che parliamo, 20 minuti che provo cose, Chrome è ancora aperto da prima. Quindi, lo vedete, è ancora aperto da prima. Se però io poi vado su YouTube Studio. L'animazione come se si riaprisse la fa perché proprio si chiude, è fatta così. Consumi in standby come ti sembrano? Direi molto buoni perché stanotte l'ho lasciato senza la carica, cioè senza essere attaccato alla carica,
La cosa che ha consumato di più sono stati ovviamente loro. Il Google Play Service, perché si è aggiornato l'impossibile, mi hanno consumato solo loro 850 mAh. E tolto quello, il telefono appunto è stato, vediamo un attimino se mi dà un grafico migliore, no, comunque si può vedere qua quando l'ho staccato, fino a che non mi sono alzato avrà perso il... Pip, Ganda Live. Ah. Ciao, grazie a te. E comunque mi sono svegliato stamattina ed era al 97%, nonostante tutti gli aggiornamenti del caso, quindi stand by veramente ottimo, ottimo davvero. Ora non so se è solo merito dell'ottimizzazione di Sony o comunque il fatto che abbia Oreo nativamente, che dovrebbe consumare un po' meno, però lo stand by è davvero buono, davvero davvero buono, perché ora siamo a 22 ore di accensione, 3 ore e 43 di display, abbiamo il 46% di batteria. Io sinceramente più di così da un telefono non serve di più. Siamo a dei livelli altissimi. Se Sony è quello che con cui parlavo con Lorenzo, poi probabilmente interromperò la live per una serie di concause, più che altro penso che il Compact non ce la faccia più, devo metterlo sotto carica. Se Sony migliora al top di gamma come ha migliorato XA2 nei confronti di XA1, ci ritroviamo di fronte al telefono della storia probabilmente, perché io sono un profondissimo estimatore di Sony, ma cerco di essere sempre obiettivo, comunque avendo anche una testata da gestire. XZ1 non mi ha convinto come mi avevano convinto ad esempio Z3 o anche Z5. XA1 non mi aveva convinto per niente, lui da subito. Quanto si farà pagare Sony per la sostituzione della batteria? Non lo so, penso che si paghi praticamente solo il pezzo. Dovresti sentire, dipende da che parte d'Italia sei, ma se sei del nord dovresti provare a sentire l'Ivolsi, che è il centro Sony, il centro autorizzato Sony più grande del nord Italia, dovrebbe essere dalle parti di Milano. E comunque sì, anche a me questo è il primo da anni, perché l'M4 Aqua poteva essere ottimo, ma è stata un'occasione persa, perché sinceramente il discorso degli 8 giga di RAM è uscito in ritardo e varie cose, diciamo è stata proprio un'occasione persa. Però M4 Aqua fu un ottimo medio gamma, ma belli come questo da subito, io boh, cioè mi sentite, non so cosa dire, non ho parole per descrivere questo telefono, perché davvero ha tutto. Non, certo, sì, Franco fa i video in 4K e penso sia l'unico telefono su questa fascia di prezzo nuovo che li fa. Allora andiamo un attimino qua sulle app. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che il 4K è sempre un'applicazione a parte, non è all'interno dell'app video, poteva, quello secondo me sarebbe da migliorare, però ce l'abbiamo qui, 4K 4K 30 frame al secondo. Ora non l'avevo ancora aperta. Rimane solo l'incognita fotocamera. In che senso? Ah, l'incognita della fotocamera al buio. Però sinceramente posso provare qua in diretta. Adesso spengo un secondo la luce, facciamo una foto e vediamo come viene. Io apro un attimino la fotocamera, aperta, normale, punta e scatta. Vediamo di metterlo in difficoltà. Ok, questa è proprio difficile. Vediamo come può essere venuta. Ok, allora ovviamente quella striscia LED che fa una luce mostruosa è venuta bruciata, però lì in mezzo la mia tazza dello Stormtrooper è venuta direi bene, e non ho scattato la massima risoluzione, non c'è neanche troppo rumore sinceramente parlando. Ora non riesco a zoomare più di così, ma non c'è troppo rumore. Là un po' bruciata, ma giustamente buio totale con buah, quella cosa lì scatta velocemente le foto le scatta veloce, ma è un po' lento a salvarle. Qualche difetto degno di nota c'è.
Non lo chiamerei difetto, la chiamerei sfortuna. La chiamerei sfortuna. Ieri poi non l'ho più rivisto. Ieri sera ho notato qua nell'angolino, qua in alto a destra, un po' di light bleed sul bordo. Cioè, vedevo della luce che mi filtrava da qua. E probabilmente mi è capitato a me quello difettoso, la fretta del day one o magari il cattivo trasporto, ma non credo, ma non l'ho più rivisto, devo cercare di rivederlo per vedere se era un'ansia mia, perché ho l'ansia da pixel morto, io vedo pixel morti anche dove non ci sono, quindi devo capire. Difetti eclatanti al momento, non ne ho trovati, sono sincero. L'audio in capsula fortissimo, microfono fortissimo, audio fortissimo, audio in cuffia col Bluetooth molto buono. Devo provare con delle cuffie. C'ho qua le HKG dell'S8, ma devo ancora provarlo. Autonomia mostruosa. E sì, esatto. Ma il prezzo all'uso, obiettivamente, io parliamo di listino. Comunque questi sono prodotti che vengono venduti. Spero che non vi dia fastidio se mi faccio una fumata di sigaretta elettronica, ma sto impazzendo. Sono telefoni che vengono venduti in negozio, quindi si parla di prezzo in negozio. Ora probabilmente su Amazon o sui siti internet un pochettino si abbasserà, ma come prezzo al day one oggi a 349 € di prodotti nuovi di quest'anno, cosa ci compri? Non andiamo a scomodare il cinese. Io stesso ho uno Xiaomi perché l'ho pagato una miseria con i vari sconti. Ho pagato un telefono con Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64 GB, solite cose, 270 €. Comunque si può trovare a 300, va bene, però 349 € secondo me, vista la concorrenza, io li spenderei molto più volentieri qua che non 399 in offerta un Galaxy A8 che non ha un'autonomia scarsina, e non fai video in 4K, tante cose. Beh, certo, 299 sarebbe stato il top, però, cioè, boh, sinceramente. Ciao Riccardo, un saluto a te. Ciao, grazie. Però sinceramente preferisco 349 con un prodotto che non ha difetti eclatanti, piuttosto che magari 299 e mi vai a spiducchiare sulla batteria e mi levi qualche milliampere di batteria, per dire. E appunto, soprattutto ha ragione Franco, l'anno scorso XA1 era veramente tanto sovrapprezzato. E personalmente un telefono con MediaTek e con la batteria non lo comprerei neanche, non lo vorrei neanche regalato, sono sincero, sono proprio tanto 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 sincero e mi sembra giusto esserlo. Esatto, qua è stato migliorato tutto rispetto al predecessore. Non deve essere un metro di paragone, perché il predecessore non era proprio il meglio del meglio. Però, a proposito, che lo sto leggendo adesso qui, me l'ho dimenticato, mi sono fatto una lista qua sul computer, l'ho provato con le cuffie a cancellazione del rumore di Z2 e ha il circuito per la cancellazione del rumore attiva, quindi se avete delle cuffie così dovrebbe supportarla. Almeno io ho sentito il solito ronzio nelle cuffie che è quando uno ha la cancellazione del rumore attiva. Devo investigare meglio e in fase di recensione vi farò sapere se sì o no. Questa è un'ottima cosa. E già diciamo supportano il famoso jack a 5 pin di Sony. Ora, sono in automodding, come si comporta? Il root lo consente? Allora, il root teoricamente no. Perché per fare il root andando avanti negli anni hanno trovato sempre meno falle gli sviluppatori e non sono. Ed è difficile, c'è da aspettare un po' perché comunque i Sony A non sono molto venduti, quindi non c'è tanta gente che ci lavora sopra. Seconda cosa, sono abbastanza blindati, quasi ai livelli del NOX di Samsung, ed è difficile trovare l'exploit per avere i permessi di root. Sbloccare il bootloader per avere i permessi di root invalida al 100% la garanzia. Non c'è proprio la garanzia, mai più. Dal momento che viene sbloccato il bootloader, c'è una procedura ufficiale di Sony che si può scaricare dal loro sito con tanto di guida, ti mandano il loro codice, fanno tutto loro, ma ciao ciao garanzia. Se uno ha un po' di pazienza e soprattutto se si perdono i DRM di audio, fotocamera e schermo, se uno ha un po' di pazienza, aspettare che possa succedere l'exploit,
con il One Click to Root che ogni tanto fanno su XDA, in qualche modo, bene o male, se proprio il telefono ti si rompe, il bootloader è rimasto normale. Magari riesci a flashare un firmware stock con Flash Tool, cancellando e piallando tutto, non dovrebbero romperti le balle in sede di garanzia. Io mi ricordo mandai l'Xperia S per il famoso difetto dello schermo giallo, perché io sono uno di quelli che ha avuto l'Xperia S con lo schermo giallo, perché anche quello lo comprai dal day one. Gliel'ho mandato in assistenza con il root, gli ho flashato il firmware svizzero, non mi ricordo, un firmware a caso per renderlo stock, non se ne sono accorti. Però io non posso dire sì, vai tranquillo col root che... Diciamo che il root è una pratica un po'... Boh, cioè io posso dirti di sì, però poi se ti vedono il root e non ti passa in garanzia, io alzo le mani. È comunque una pratica che i produttori non vogliono. Però come modding poi ce n'è. Solitamente come modding ce n'è. Una volta sbloccati, io posso cercare un attimino qua adesso. XDA, Xperia, XZ Premium. Vediamo se c'è qualcosa. Ma XDA è il primo sito che mi può venire in mente. E comunque. Ora vabbè, è lentissimo. Vediamo un po' se c'è qualcosa. ROM e kernel. Sì, c'è, ce n'è. C'è la possibilità di avere tante ROM a base stock. Avevo visto che c'era anche una AOSP. Ci sono delle AOSP. Qualcosa c'è, non tantissimo, ma qualcosa c'è. Quindi probabilmente qualcuno si può divertire. Anche perché comunque Sony, dopo pochi giorni, barra pochi mesi, rilascia sempre i codici sorgenti AOSP. Magari dopo la fine del supporto a quel punto la garanzia non hai più bisogno. Sì, vabbè, ovviamente. Io ero uno che moddava tanto gli Xperia, e soprattutto ai tempi quando avevo ZR, il primo, perché ovviamente era uscito Z2, che aveva la UI nuova, aveva già KitKat e tante cose. Io avevo ancora, mi pare, Jelly Bean 4.3. E avevo installato una ROM su base Z2 per vedere le modifiche grafiche. Ai tempi Sony sperimentava tanto e cambiava molto. Fra Android 4.3 e 4.4 era cambiato tantissimo. Idem dal 4.4 al 5.0, 5.1. Adesso bene o male si è un po' adagiata, quindi non è che abbia troppo senso. E che patch ha? Ha le patch di gennaio. Nonostante Oreo 8.0 ha le patch di gennaio. E senza modding sto morendo con un Samsung. Beh, se ti piace il modding, forse lui non è la scelta giusta. Io mi butterei piuttosto su un OnePlus, probabilmente. Che comunque tipo un OnePlus 5 si trovano a prezzi molto interessanti, eh. Meno di 400 euro, buoni usati, o comunque qualche fondo di magazzino di qualche negozio online si trovano. E probabilmente sia la scelta giusta per te, proprio. Senza disquisire troppo, e a parte che non mi ricordo, ad esempio, anche per spendere poco e volersi divertire, c'è la Zuk. Zuk, che purtroppo ormai la Zuk è fallita, quindi supporto ufficiale zero. Però io qua ho ancora lo Zuk Z1, stesso hardware di Xperia Z2, tutte ste Z, e gli avevo messo una ROM su base Sony. Quindi se a uno piace comunque una ROM Sony, magari si può buttare su un vecchio Zucchero. Ormai penso che con 70 euro si possa comprare un centino. Si diverte tanto col modding, c'è il mondo e può farsi un piccolo Sony. Però consigliare oggi un Sony nuovo appena uscito per il modding, sinceramente no. Sinceramente no. Ora vediamo se ho risposto a tutto, perché io tendo a girarmi tanto con la testa quando parlo. Rispetto con stesso sensore, questo è migliorato nelle foto. Allora, io non ho avuto Z5, ho avuto Z5 Premium per qualche mese, poi purtroppo è tornato da Amazon perché se gli è morta la capsula auricolare, non me l'hanno voluto riparare e mi hanno rimborsato. E mi hanno rimborsato, quindi mi è durato veramente poco. Z5 Premium lo avrei voluto. E non mi ricordo sinceramente, personalmente parlando, come velocità di scatto, sì. Come velocità di scatto, sì, questo riesce a mettere molto meglio a fuoco. Ora sono in automatico e ho messo a fuoco ad esempio la tastiera, ora metto a fuoco il compattino e riesce a mettere molto bene a fuoco. Io adesso avevo cliccato sul compattino, notare che proprio è messo su dei giochi della PSP per avere l'altezza giusta, però
È proprio un punta e scatta veloce, i dettagli ci sono, sono con luce artificiale, luce LED bianca, i dettagli ci sono, quindi personalmente parlando mi sembra meglio. Forse hanno cambiato anche le lenti, non saprei, però boh, a naso, Io non sono sincero, non me ne capisco troppo di foto. Quando provo un telefono, lato foto lo faccio provare a delle persone che conoscono un pochettino più il lato tecnico e poi mi faccio aiutare da loro, quindi per ora non l'hanno ancora provato. Allora, LXZ Premium l'ho preso al day one, prezzo pieno, figurati, ma la gente. Vabbè, boh, sinceramente l'idea di comprarmi, poi ripeto, qua si sta parlando di me, ma l'idea di spendere quando era uscito il P10 Lite, quanto costava? 349 € per un eventuale P11 Lite quest'anno. Ipotizziamo 3, ma anche 399 potremmo ipotizzare. Perché Huawei farà come Apple, come tutti, cercherà di alzare un pochettino i prezzi. Quindi vabbè, ipotizziamo 349 € per un telefono che probabilmente l'anno prossimo non vedrà più aggiornamenti, non lo so, però mi dirai. La gente magari degli aggiornamenti se ne frega. Però sì, Sony dovrebbe riuscire in qualche modo a comunicare alla gente perché spendere 350 € per il mio piuttosto che per l'altro, la differenza è quella. E magari l'ho già detto, ma mi sono appena collegato. Ciao Jacopino, intanto, Jacopino del gruppo di Guerzo 86. Prime impressioni le ho già dette, ovviamente, è qui. Te lo ripeto anche a te perché ti sei collegato solo ora, ma TVB, e allora te lo dico. Sono a 3 ore e 44 di display, 22 ore, 22 ore e 21 minuti, e ho ancora il 45% di batteria. Già per me, anche se laggasse, anche se avesse problemi, già per questa batteria per me ha vinto l'anno tutto. E spero, come dicevo circa un quarto d'ora fa, mi piacerebbe tanto che Sony prendesse tutto il buono che ha tirato fuori da questo per migliorare XA1, arrivare a questo e che prenda l'XZ Premium, che è un mostro. Ha potenza da vendere, uno dei telefoni più fluidi dell'anno, non ha grossi problemi, però ha sempre il discorso dell'audio un po' basso, il fatto che abbia il frame in plastica, questo che è un telefono da 350 € ha il frame metallico, si sente al tatto, quindi che migliori qualcosina per fare il telefono, fra virgolette, perfetto, soprattutto per i fan Sony, perché tanto il fan Sony comprerebbe di nuovo probabilmente il premium, però sinceramente dopo 2 anni di quasi stesso design, perché da XZ, XZ Premium, XZ1, le forme sono quelle, bene o male. Io avevo visto più novità da Z2 a Z3 che non da XZ a XZ1. Mi piacerebbe vedere qualcosa di nuovo, e non parlo dei bordi, non parlo delle cornici, può anche farmi 8 cm di cornice, 1 cm di display. A me personalmente non interessa, ma vedere qualcosa di nuovo. Perché Sony col design ci sa fare. Io ho televisore Sony. Questa è una cassa Bluetooth quadrata, ha un design che è fenomenale. Io questo vorrei da Sony. Quella semplicità tradotta in qualcosa di wow. Come dice sempre Kazuo Hirai, vogliamo dare il cando alla gente. Sì, ma fino ad oggi forse lato mobile vi siete un po' troppo seduti. Forse si erano rassegnati, non saprei. Questa è una Sony X11 di un paio d'anni fa. Ho anche di là la XB10, quella più nuova. Lui ha il cubetto che, vabbè, è rosso e nero. Io non sono milanista, sono sandoriano, attenzione. Però, guarda che bello che è. Come fai a venderlo o a regalarlo? Questo qua rimane in casa per tutta la vita, anche come oggetto di design. Il giorno anche che non funziona più, me lo tengo. I precedenti avevano sempre avuto difetti gravi, ma più o meno. Perché se ci pensi, Z2 è stato il primo telefono con 3 giga di RAM quando gli altri ne avevano due, parlando di top di gamma di marche famose. Se prendi oggi un Galaxy S5 e prendi un Xperia Z2, ti posso garantire, aggiornati stock, senza modding, Z2 se la cava molto meglio che non S5, e probabilmente a quest'ora S5 si è già scrostato tutta la plastica che aveva intorno. L'S6 ad oggi, zero batteria. L'S6 ha avuto culo, ha avuto tanto culo che quell'anno la Qualcomm aveva cannato completamente lo Snapdragon 810, rovinando tutta la concorrenza. Perché Z3 Plus forse aveva poco senso, Z5 pure, però un Xperia Z3
trovamici un difetto, ti prego. Non esiste. Per me, eh. Per me difetti non esistono. Beh, si scaldava, fotocamere scadenti, batterie non performanti anche su XZ, ma oddio. Il discorso dello scaldare, Sony è semplicemente più conservativa. Quando il sensore si sta surriscaldando ti dice ciccio basta, tu non riprendi più, per evitare che magari il telefono si possa rompere. Semplicemente Sony te lo dice, le altre ti mettono un limite di tempo. Ai tempi mi ricordo il Note 4, che era l'unico che poteva fare i video in 4K, dopo 5 minuti si autostoppava. Sony ti permetteva di arrivare anche a 6-7 minuti, poi ti diceva no ciccio guarda è troppo caldo. Quindi è un approccio diverso. Poi ripeto, stai parlando un po' con un fanboy, cerco di essere obiettivo, ma quando c'è da difendere Sony mi ci picchio, quindi potremmo parlarne ore e non arrivarne a capo. Ora qua io vedo Roberto che dice lo Z3 era nel picco di popolarità, cosa è successo nel frattempo? Penso che ce lo stiamo chiedendo tutti. Io penso che tutti, soprattutto i fan Sony, si stiano chiedendo cosa è successo a Sony. Forse si è trovata impreparata dai processori, dal fatto che comunque Sony non si produce processori in casa, si affida a terzi, in questo caso a Qualcomm, poi ogni tanto anche a MediaTek. Si è trovata spiazzata da un processore che gna faceva. E un anno di perdite, grosse perdite comunque, cioè non ho mai stato alcun avviso di riscaldamento però. XZ Premium, no? Io qualche XZ Premium che ti diceva che si scaldava l'ho visto personalmente in spiaggia, perché appunto Sony è conservativa. Però tornando al discorso di prima, probabilmente Sony si è trovata spiazzata o non ha, secondo me è stata messa la persona sbagliata, ribadisco, perché comunque sì, un ingegnere può essere bravissimo a costruirti un telefono, uno sviluppatore, un ingegnere software può essere bravissimo a farti il software migliore del mondo, che se non c'è un suo capo che dice sì questo mi piace, questo non mi piace, questo lo mandiamo in produzione, questo no, e alla fine è il capoccia, no? Cioè, ci sarà un consiglio d'amministrazione, ci sarà qualcuno che decide cosa deve andare in produzione e cosa no. Per quanto non mi piaccia molto, Xiaomi cinese ha avuto il coraggio di non far uscire il suo Mi. Il Mi 5 sarebbe dovuto uscire teoricamente dopo il Mi 4 con Snapdragon 810, ha avuto il coraggio di dire no, facciamo dell'altro, ci fermiamo finché non abbiamo un prodotto decente fra le mani. Quindi probabilmente sarebbe stata una scelta migliore. E io, da grosso appassionato Sony, avevo Z3 Compact, poi dopo che mi si è rotto sono stato per un anno e qualcosa senza Sony, fino a che non sono passato di nuovo a X Compact, parlando di telefoni che ha comprato cash miei per me, lui mi dà le stesse buone impressioni che mi diede lo Z3 / Z3 Compact, ovvero una Sony che ci crede veramente in quello che fa. Fino ad ora mi sembravano compitini un pochettino campati per aria, perché ripeto, forse c'era una persona a capo che non spronava bene, non per nulla è stato tolto, se è stato tolto dopo neanche 2 anni un motivo ci sarà. Questo XZXA2 lo terrai te? Certo, 99 su 100, dopo andrò, me lo porto al Mobile World Congress. E poi lo manderò a Lorenzo giustamente per provarlo, perché è uno dei miei migliori amici appassionato di Sony, glielo faccio provare e dopo vedremo cosa farne. 99 su 100 mi andrà a sostituire il Compact. Un'ottimizzazione software di display fa la differenza, infatti anche dopo tanto tempo vanno bene, dopo 2 anni memoria piena senza mai essere stato formattato. Anche il mio, prima che si rompesse il display, Z3 Compact, una bestia. E l'anno di Xperia X, sì, esatto, lì è stato un pochettino l'inizio della discesa, quella che io chiamo la discesa di Sony, perché Sony è sempre amata, ma dal 2017 è decisamente migliorata. Ah beh, assolutamente, assolutamente, nell'anno 2015-2016 è stato un po'... però appunto, da come l'avevi posta, sembrava che... che se Sony avesse sempre fatto schifo, ecco, in poche parole, no? Allora se la metti così, concordo, perché Xperia X, quando costava 199 euro, era assolutamente da comprare, perché a quel prezzo, un telefono che poi verrà aggiornato a Oreo, probabilmente nient'altro, trovamelo. Però, obiettivamente, anche lì, la conferenza che fecero per la presentazione di Xperia X, salì Hiroki Totoki sul palco, disse, questi sono i nostri nuovi telefoni, Xperia X, XA, e non mi ricordo che cosa ci fosse quell'anno, ciao, e X Performance, ciao, finita, conferenza di 4 minuti, proprio a dimostrare che non ne avevano quasi voglia.
curiosità, qualcuno è normale, non ha fatto un gran successo. Jacopo praticamente non è uscito perché presentato a febbraio, se ne è perse le tracce fino a giugno, trovarne uno nei negozi è stato impossibile quasi fino ad agosto, e poi è uscito XZ, quindi è stato un po' inutile. Cos'altro dire? Intanto vedo comunque 14 mi piace, 16 persone contemporaneamente, prima ne ho viste anche 18. Bene, mi è piaciuta sta live. Anzi, magari visto che c'è qualcuno che sta commentando, fatemi sapere se potrebbe diventare un appuntamento fisso. Si parla di, mi date un argomento voi, perché comunque avete visto, sono molto chiacchierone, ne so abbastanza, mi piace parlare, mi piace rispondervi. Ditemelo se vi può far piacere, se no pazienza, evito, tanto non è la fama di cui ho bisogno. No, l'X Performance anche secondo me è stato un po' me. Peccato perché lato estetico avevano fatto un bel cambiamento, come si dice, quei bordini arrotondati avevano migliorato molto l'estetica Omnibalance prima di passare all'Infinite Loop Design. Personalmente preferivo l'estetica di X barra XZ piuttosto che quella di X Performance piuttosto che XZ. Ecco, ok, ce l'ho fatta. Allora, in tutto ciò ho risentito il mio telefono che è andato in bootloop. Bene, Jacopo. No, penso che non abbia più, abbia un Galaxy J qualcosa probabilmente, o una qualcosa. Ora è un po' che non seguo il gruppo perché non ho troppo tempo. Comunque, bellissima live, un bel angolo di chiacchiere su Sony. Assolutamente sì. Ora, vabbè, si è parlato di XA2, che è stato il protagonista. Se uno vuole riguardarsi il video, la prima mezz'ora è dedicata solo interamente a lui, poi ci siamo un pochettino persi. Però, se vi interessa parlare di Sony, io lì ho un televisore, un gatto e una PlayStation 4. Ne ho cose Sony in casa. Questa, poi, boh, se mi giro da qualche parte, probabilmente spunta roba Sony che magari mi ero anche dimenticato. Quindi sono tanto, tanto, tanto appassionato del marchio. Allora, sì, ce n'ho, ho delle cuffie, le cuffie. Vado a cercare le cuffie. Le cuffie. Il gatto Sony, no, lei no. L'altra che ho, quella nera, è giapponese. È un esotico a pelo corto che viene proprio dal Giappone. Quindi lei probabilmente è una gatta Sony. Assomiglia molto al Kuroneko di Sony, molto carina. Però sì, se si può parlare. Il cane Sony manca, non sono un tipo da cani, quindi però un Aibo me lo prenderei, un Aibo me lo prenderei molto se non fosse che costa una roba allucinante. Io sono quello che ho proposto di cambiare il nome del cane rendendo automatico Sony, lo so, mi ricordo. Però quello vedremo, non lo so perché comunque il canale non lo gestisco solo io, ci sono altre persone, ci dovremmo sedere un attimino a un tavolo virtuale o magari davanti a una birra e deciderne in tal senso. Ovviamente i video che farò io, ogni tanto tematici, è normale, andando al Mobile World Congress devo parlare dell'S9 perché sono stato invitato e non posso non parlarne. Comunque, per quanto possa piacere o non piacere, Samsung è un colosso della tecnologia, porta sempre delle belle innovazioni, è giusto parlarne, è giustissimo. Sono stato anche invitato ad altri stand, c'è lo stand di non mi ricordo chi, ora ho tutta l'agenda qua, non la voglio vedere perché fra una settimana precisa parto. E sono già stanco, però avrò tanto di cui parlare, però ovviamente il mio tempo principale al Mobile World Congress sarà focalizzato su Sony, perché comunque la marca che conosco meglio è quella. Poi ho visto in chat Alice oggi. Io Alice non l'ho visto, non l'ho visto, vedo anche se posso, può aver scritto in privato. L'ultima volta che mi ha scritto in privato Alice è stato mercoledì, quindi non lo sento da 2 giorni. Comunque dicevo. Io personalmente cercherò di parlare un pochettino più di Sony, idem Lorenzo. Ho visto che nel nostro canale è andato molto bene, anche lato commenti, il video della soundbar, la KT-CT390. Io a breve con la mia compagna dovremmo comprare una soundbar e ovviamente ci farò il video sopra, perché soprattutto le soundbar non sono molto trattate e ci si perde, è un mercato in cui ci si perde. Uno dice perché dovrei comprare la KTM-T300 quando agli stessi soldi c'è l'HT3 che ha le casse. Va bene, se vuoi regalare un iPhone 6, grazie, che bello lo spam, ragazzi. E
E quindi niente, uno, il discorso del soundbar può essere, mi sembrerebbe lecito, però cercare una nicchia di pubblico specifica, assolutamente. Guarda, ti posso garantire che il nostro canale con meno di 2000 iscritti ci ha portato ovunque. Quei po pochi, perché sono proprio pochi, soldini che riusciamo a tirar su fra questo e il sito, riusciamo sempre a pagarci bene o male le trasferte, e questo è già importante, perché comunque riuscire a farsi un viaggio a Barcellona, un viaggio a Berlino tutti gli anni quasi gratis è comunque una soddisfazione importante. E sia il nostro sito, su 1300 articoli, 800 sono su Sony. Idem qua, i video principalmente sono su Sony. Quindi è una nicchia che rende tanto e soprattutto ci piace. Cioè, a me personalmente piace tantissimo. Perché se devo farti il video del Galaxy S9, 8500 tagli, ripetere le cose, gira, rigira, fai, eccetera, con Sony mi vedete, dovevo staccare mezz'ora fa e sono ancora qui a parlarne. E lì è proprio passione che esce. Se posso scegliere se fare un video su una cosa o su un'altra, se posso, scelgo Sony, ovviamente. Però tanto non è il nostro lavoro e penso non lo diventerà mai. Quindi abbiamo il lusso di poterci buttare su una nicchia. Perché comunque siamo molto piccoli, ma abbiamo allo stesso tempo bisogno di aprirci un pochettino ad altri marchi quando ci capita, per espandere anche solo che un singolo click in più ad oggi è vitale, una condivisione in più è vitale. E per assurdo, per quanto io abbia fatto principalmente video su Sony, il video che è andato più sul canale è stato fino a qualche mese fa, era quello del Huawei P8 Max, perché in Italia non l'aveva fatto nessuno. A parte, mi pare, il canale di Giz China, ragazzi che saluto. Seguiteli perché sono simpaticissimi. E niente, ripeto, ci sono i commenti qua sotto, ci sono i commenti sul sito, sulla pagina, messaggi privati, ci potete trovare per contattarci nel gruppo Telegram, non il canale, il gruppo Telegram di Guerz86, siamo amministratori perché comunque Guerz è un nostro carissimo amico, fondatore di Pianeta Smart anche lui, anche se poi per motivi ha dovuto staccarci, sì, e varie cose, però se volete contattare me e Lorenzo direttamente ci cercate lì, se vogliamo parlare di Sony, magari possiamo creare un altro gruppo. Non lo so, vediamo. In ogni caso ci possiamo beccare anche sul gruppo di Franco su Facebook. Io seguo poco Facebook, però Lorenzo lo segue sicuramente di più. Quindi per qualsiasi cosa si può parlare così. Di nuovo online. Allora, la fotocamera risulta solo seconda. Secondo me, qualche collaborazione con siti cinesi non vi farebbe bene per provare più roba anche diversa da cellulari. Sì, ma preferisco non fare un video alla settimana. Ora rispondo a Mario lo giudice. Preferisco non fare le video alla settimana sulle migliori casse Bluetooth da 5 euro. Oh, guarda che bello, Huawei mi ha regalato le cuffie Bluetooth. Non fa per me, non sono bravo a far marchette. Detta in maniera sincera, qualche volta le ho fatte, ma non fa per me, anche perché non tirano poi molto. Arriva la cinesina che dice: ma aspettavo di vendere 100 telefoni. E non. No. No, ovvio, se capita ed è qualcosa di interessante, perché di base deve essere interessante. Io devo mettere le mani, cioè, ho qua appunto, l'ho tirato fuori prima, lo Zuk Z1, lo comprai all'epoca, tanto modding, tanta batteria, 64 giga di RAM. Questo per me era un prodotto interessante, bello, qualcosa di nuovo e da scoprire. Quindi se mi capita qualcosa così, lo provo e ben venga. Molto probabilmente ho in casa un Huawei Mate 10 Pro, di quello ci farò il video perché è un ottimo dispositivo davvero. Frega niente se sono arrivati in ritardo rispetto ad altri canali, ma lo farò. Sì, 64 giga di RAM. Se volete potete entrare nella community e vedere. Ovviamente sì, Franco gestisce le due più grosse community Sony su Facebook, quindi seguite pure lui tranquillamente e c'è roba bella da vedere, assolutamente. Qualche collaborazione, la vediamo qualche altro commento. No. No. Sì, ma appunto X-Performance è un po' così. L2 è uscito da qualche giorno, disponibile praticamente da subito. Mentre mi spiace che su Amazon non si trovi XA di questo colore, soprattutto azzurro. Io l'avessi trovato, forse avrei fatto la pazzia di prenderlo azzurro, perché quell'azzurro è stupendo, letteralmente stupendo. E poi sono le 22:27, io dovrei andare, assolutamente, domani mi alzo molto presto. Mi ha fatto davvero piacere stare in live 1 ora e 20, intrattenere una quindicina di persone, non è stato facile.
Non è stato facile, però appunto forse le live mi vengono meglio che non i video perché sono un chiacchierone che non si ferma mai. Ribadisco, Community Sony, ho incollato qua sotto il link della community gestita da Franco e Sladan. Pianeta Smart, lo vedete sul canale, il gruppo di Guerra86 su Telegram, lì ci potete trovare, il canale stesso nei commenti. Abbiamo anche una mail, in caso è info@pianetasmart.com, non.it.com. Ci potete trovare lì. Mi dite, Andrea, mi farebbe piacere che parlassi del prodotto X, magari vedo di riuscire a recuperarlo o vedo di riuscire a provarlo, eccetera, e basta. Questo per quanto riguarda me. Poi c'è anche Lorenzo e davvero vi saluto, è stato bellissimo, una bellissima esperienza. 1 ora e 20 su YouTube, mai successo. Scusate, sono emozionato. Mai successo nella vita. Vi saluto ragazzi. Tutti i link che vi ho detto ricordateveli. E se vi è piaciuto, volete qualcos'altro, seguiteci lì. Un saluto anche da XA, che nel frattempo è arrivato ancora al 45% di batteria. Assolutamente. E sì, mi segno tutto e nella recensione cercherò di rispondere a tutte le domande a cui non sono riuscito a rispondere questa sera. Ciao. E grazie Mario per il discorso passione.